Magic! Ta-da! Tutti finalmente riusciranno a fare i capelli mossi con la piastra. Prendete la piastra e fatelo con me, mi raccomando. Ciao a tutti! Allora, nel momento in cui sto registrando questo video è venerdì sera. Stavo per farmi i capelli mossi con la piastra seguendo un tutorial di TikTok che ormai è entrato a far parte della mia routine capelli, perché da quando l'ho scoperto lo uso sempre per fare i capelli mossi, perché è molto più semplice fare i capelli mossi con questo trucchetto, è fighissimo. E se volete più video dove riproduco i tutorial di TikTok, anche make-up, altri tutorial capelli, altri tutorial di vario tipo, mi raccomando, lasciate un like per questo video adesso. E se non siete iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi per non perdere tutti i nuovi video. Mi raccomando. E allora iniziamo. Per prima cosa accendere la piastra e fin qua ci siamo. Dopodiché, una cosa che faccio io prima di fare i capelli mossi è spruzzare la lacca su tutti i capelli in modo molto generico, così un po'. Ok, bene. Questo perché io li ho molto lisci, quindi non mi durano niente se non spruzzo un po' di lacca anche prima. Cercherò di essere il più chiara possibile, anche perché bisogna solo capire come si fa, poi una volta che si capisce è facilissimo. Quindi prendete una ciocca di capelli, piastra, dovete posizionare la piastra così, sopra la ciocca, ed entrare con una ciocca. Chiudete. E iniziate a scendere lentamente. Questo è proprio un metodo infallibile per chi non riesce a fare il movimento del capello mosso con la piastra, perché è più meccanico. Quindi scendete. Ta-da! Cioè, magia! Ma poi guardate che bel boccolo! È stupendo! Poi, ovviamente, una volta che li facciamo, li apriamo con le mani alla fine se vogliamo un effetto più naturale. Quindi, prendete la piastra e fatelo con me, mi raccomando. Allora, ripetiamo. Prendete una ciocca, la piastra la posizionate così, sopra, e con la ciocca sotto entrate. Basta, non dovete fare altro. Chiudete e iniziate a scendere. Così. Ok, io spero davvero che con questo tutorial tutti finalmente riusciranno a fare i capelli mossi con la piastra. Ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na. È troppo bello, perché poi dà un sacco di soddisfazione perché viene proprio un boccolo stupendo. A parte che è molto più veloce, perché con il metodo quello tradizionale, comunque io impiegavo molto molto più tempo. Quindi prendiamo la nostra ciocca, piastra sopra. Entriamo con la piastra, chiudiamo e scendiamo. Stupendi, sono fighissimi. Mi raccomando, provateci, non vedo l'ora di vedere tutte le vostre foto, le vostre stories, taggatemi su Instagram. E se non riuscite al primo colpo, riprovateci perché veramente basta capirlo e poi è facilissimo. Spero di essere stata chiara con il tutorial. Riguardatelo più volte se non riuscite a capire, ma vedrete che poi, una volta imparato, andrete come un treno. E poi è super rapido. Li voglio fare un po' più alti qua. Quindi ciocca, piastra sopra, entriamo. E scendiamo. Wow, guardate quanto sono belli. Ta-da! A questo punto dipende un po'
che stile vi piace di boccolo, quindi se volete un boccolo più tradizionale potete lasciarli così. Se invece volete un effetto più beach waves, come piace a me, io prendo un pettine di legno, questo è un pettine di bellissima, che è perfetto per questo scopo, e vado semplicemente tra i boccoli, in questa maniera. Passando il pettine viene proprio quest'onda super romantica, che a me piace tantissimo come stile. A me piacciono un sacco perché è un mosso molto naturale, e come tocco finale di solito metto l'olio straordinario, il Viv, proprio pochissimo sulle mani, quindi lo massaggio bene sulle mani così, lo scaldo, e poi vado da dentro a toccare leggermente le punte, le lunghezze, in modo da renderle belle lucide e non crespe. Tra l'altro rende anche i capelli profumati. Spruzzata di lacca finale. Ecco, questo è il risultato finale avendoli pettinati. Se invece volete un mosso, un boccolo più definito, li lasciate così appena fatti con la piastra. E ecco, spero che questo tutorial vi sarà utile. Mi raccomando, provate a fare i capelli mossi con questo metodo di TikTok, sono sicura che vi piacerà. E se questo tutorial vi è piaciuto, lasciate un like, io vi mando un super bacio e ci vediamo prestissimo. Ciao!